Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video della Vanilla. Come state? Spero tutto bene. Lo so, lo scorso episodio non è andato benissimo perché non molti l'hanno visto, perché YouTube ormai da una settimana e qualcosa ha un sacco di problemi. Quindi, quando esce questo video e vi arriva la notifica, conoscete qualcuno che guarda i miei video, condividetela su WhatsApp, su Telegram, Instagram, ovunque, basta che gli fate sapere che è uscito un mio video, mi raccomando. Oltretutto vi invito a lasciare più di 1000 like a questo episodio e con hashtag caschetto temi appunto cosa volete che io faccia come progetti e costruzioni. Quest'oggi non faremo nessun progetto vostro, ma faremo qualcosa che voglio fare io. Allora, dato che nella mia piccola chest qua, dove c'è il mio bellissimo Chuck, il cane, abbiamo 10 diamanti, con altri 14 possiamo costruire la nostra prima armatura in diamante. E indovinate cosa facciamo oggi? Armatura in diamante. PS, venerdì prossimo, dato che ho deciso che tutti i venerdì alle 8 ci sarà, diciamo, la serata unboxing, oggi vedrete delle cuffie nuove e già vi annuncio che prossima settimana vedrete questo. È una roba folle. Vi prego, fate uno screen della mia faccia e memetemi, mettete qualcosa come sfondo e taggatemi su Instagram. Ok, siamo pronti, dobbiamo andare adesso all'avventura. Aspetta, del cibo magari. Sciocco umano che non sono altro. Metti a cuocere del cibo qua. Ok, è tempo di andare nel sottosuolo. E appunto oggi utilizziamo la solita entrata che è questa. Però ovviamente non va fino in giù, perché si va di qua per andare nel sottosuolo più velocemente. Esatto, proprio di qua. Abbiamo un sacco di torce. Sono sconvolto. No, questa era una galleria chiusa. Ok, ora mi ricordo. Di qua era buio e non avevamo esplorato. Guarda qua, è tutto bello chiuso. C'è un creeper. No, ti prego. Ok, morto. C'è un sacco di gallerie, sto scoprendo oggi. Non pensavo che ci fosse questo complesso di gallerie. Oh, di qua si scende, molto bene. Ok, abbiamo tolto la fonte d'acqua e noi intanto scaviamo tutti i minerali che ci servono, come il ferro, il carbone, eccetera. No, zombie, dai, basta. Siete troppi. Questo è tutto nuovo, non l'ho mai esplorato. No. Oh, mi ha fatto un buco. Non volevo che facesse il buco. Schifosa creatura verde. Allora, abbiamo preso un po' di carbone. Adesso diamoci da fare. Appunto, facciamo altre nuove torce. Ho già finito il legno. Io sono scioccato da sta cosa. Giù di qua, come avete ben potuto notare, c'è la zona dove io ho scavato tanto tempo fa. Però non so se seguire questa galleria e magari trovare qualcosa di nuovo o buttarmi giù. Io direi proviamo qualcosa di nuovo e vediamo dove si scende. Mi sembra tutta una zona non nuova, perché appunto si collega alla zona che avevamo esplorato noi. Quindi peccato. Però questa è una galleria nuova. Questa mi sembra veramente tanto nuova. Dove mi porti? Da nessuna parte? No dai, una grotta farlocca, ma fai schifo. Allora, io quasi quasi torno appunto dove ho deciso all'inizio, però cambio strada. Di qua sembra tutto nuovo. Voglio vedere dove si va da questa parte. Ok, lapislazzuli, quindi stiamo scendendo molto in profondità. Dell'oro, molto bene. Un creeper. Non ho frecce. Vai in là, schifosa creatura verdognola, infame, eccala, come non detto. Ok, qua scende, qua è molto bello. Diamante, bella così. Allora, ricordiamoci, 10 diamanti già li abbiamo, quindi adesso saremo più o meno a... Quanto arriviamo? 17. Quindi basta trovare un'altra vena così di diamanti e abbiamo già fatto l'armatura, è incredibile sta cosa. Ok, abbiamo trovato del ferro, ma... mi è finito il primo piccone dei tre in ferro che mi sono portato appresso. La leggenda narra che dietro il carbone c'è sempre il diamante. È una leggenda, però a me è capitato. 5 volte in totale, credo, in tutta la mia vita. Però è capitato. E non in altre occasioni, quindi non dietro altri materiali. Quindi può darsi che possa capitare. Quasi quasi torno indietro e provo a sfruttare le grotte già scavate che ci sono appunto in giro per... questa enorme spaccatura, zona piena di gallerie. Vediamo, troveremo qualcosa. Ok, qui me lo ricordo. Ah, guarda, c'era dell'oro che non avevo visto. Nello scorso episodio non avevo notato questo oro. Molto male, Cile.
Cile non va bene. Se andiamo dritti dovremmo arrivare in quella zona che mi sembra che ci sia appunto una nuova grotta. No, però, blocco, non metterti davanti così. Ok. Dai, illuminiamo, illuminiamo. Zona nuova, zona nuova. Ah, non è una zona nuova, è un troll enorme, ma vaffancane. Vediamo di qua dove si scende. Madonna il male. No, mi ha pedinato sto schifo. Vai di là, ecco, bravo, quello ti sta bene, ti sta bene. No, cosa ho fatto? Ma cosa ho fatto? Che parkour che ho fatto, dai, raga, troppo bravo. È la cosa più sbagliata da fare, ricordatevi, non imitatemi perché cadrete nella lava al 100% per colpa di una freccia, per colpa di una svista, avete sbagliato a cliccare il bottone e quindi vi succedono le peggio sventure e vorrei evitare che succedano a voi. A me pazienza, perché comunque bene o male io sono pronto a subire un danno psicologico del genere, ma voi no. Niente diamanti, neanche qua giù. E che cazzo? Ragazzi, io sono costretto a tornare in superficie perché appunto non sto trovando nulla e quindi non possiamo più far nulla. Non possiamo più far nulla. Dovrei riuscire a costruirmi un'armatura con 17? 17 no, perché 8 viene occupato dal corpetto, 7 sono i pantaloni e quindi servirebbero altri diamanti. Eh sì, servono per forza. Mi dispiace un botto, io volevo trovare appunto tutto quello che mi serve per l'armatura in diamante, però non l'ho trovata e quindi questo mi fa rosicare un botto. Però almeno possiamo creare una piccola armatura. Quindi quasi quasi noi la facciamo adesso. Allora prendiamo i diamanti rimasti. Ciao Chuck, ti sono mancato un sacco, vero? Vero? Cane, cane. Quasi quasi farei anche una cuccetta. Una cuccetta gigante. Nah, non avrai così tanto da me. Allora abbiamo un po' di cibo, mettiamo a cuocere l'oro nel frattempo e adesso appunto facciamo l'armatura in diamante. E io vorrei trovare una sella perché ho appunto la bardatura di diamante per il cavallo e sarebbe il top, dato che qua è solo cavalli, cioè quel cavallo già so che uno di quelli sarà mio prima o poi. E appunto ho già la bardatura, devo essere solo io in diamante ed è il top, proprio il top. Ho fatto tutto, quindi diamoci sotto a costruire l'armatura. Corazza! E poi se facciamo 5, 4, 9, non faremo i pantaloni. Ho deciso di no, così almeno abbiamo quasi tutta l'armatura tranne un pezzo. Lo so, potrei farla tutta, però pazienza. Ok, copritemi i diamanti, abbiamo fatto un nuovo achievement. Come si guardano gli achievement? Statistiche? No, progressi. Oh, guarda che figo, è tutto nuovo. È tutto nuovo. Scopri tutti i biomi, sono 36 biomi, ma in quale paese sono 36? Ho una zucca? Ho una zucca? Semi di zucca, ragazzi. Ci serve fare una zucca. Ok, ragazzi, ho messo un po' di fornaci. Adesso, appunto, qua pian piano metteremo a cuocere tutto quello che ci serve. Qui abbiamo un sacco di coloranti. Sono scioccato da sta cosa. Ha fatto la zucca, ha fatto la zucca. Oh mio Dio, ha fatto una zucca, ha fatto una zucca, ha fatto una zucca. Ok, nuova ricetta sbloccata. L'ha sbloccata, l'ha sbloccata, l'ha sbloccata. Eccolo il supporto per armatura. Eccolo qua, bello mio. Ok, ragazzi, abbiamo completato tutto quello che ci serve. Adesso abbiamo il quarto blocco e andremo a fare l'achievement, la prima legge della robotica. Appunto faremo il nostro golem della vita, non so come chiamarlo. Date un nome a questo golem, voglio dargli un nome in qualche maniera. Stop, sto per fare una cagata. Io devo dare il nome a Chuck però. E ci serve più ferro per fare l'incudine, sono tre blocchi di ferro. No, non lo so cosa devo fare adesso. Facciamo l'incudine o facciamo il golem? Golem, golem, facciamo un golem. Oh sì, la prima legge della robotica. Ciao piccolino, devi difendere il villaggio, mi raccomando, fai il bravo. Ecco, vai di là e vai e difendi i nostri villager. Quindi ragazzi, per questo video è tutto. Spero che vi sia piaciuto. Abbiamo fatto un golem, abbiamo fatto quasi un'armatura completa in diamante. Oltretutto abbiamo ancora Chuck che non è morto. Non so come mai, ma è ancora vivo nonostante. Vabbè, avventura non è ancora vissuta, il cagnolino. La prossima, giuro, ti ci porto. Andremo in giro, esploreremo e faremo tante cose insieme. Spero che il video vi sia piaciuto. Tutti i social in descrizione. Mi raccomando, vi ricordo che alle 8 esce il primo video della nuova serie degli unboxing che ci sarà più o meno una volta a settimana. Spero. Dipende se arrivano o meno pacchi dalle aziende. Quindi questa sera c'è l'unboxing delle cuffie. E non vi spoilerò da dove vengono, che cosa sono. Lo vedrete stasera. Venerdì prossimo, appunto, il green screen. Ve lo faccio vedere bene come funziona. E quello esce venerdì prossimo, sempre alle ore 8. E nulla. Ci
ci vediamo domani con un nuovo video. Domani è sabato, quindi esce a 1 del pomeriggio. Dalla redazione di tutto, ciao.